L'Oleggio vince e conquista la vetta del campionato. Grazie ad una rete per tempo la squadra di Galeazzi riesce ad avere la meglio su un'accademia prima di quattro titolari ma spenta ed imprecisa. Nella prima frazione di gioco poche le occasioni degne di nota. Al 14esimo Alfarano controlla palla sulla sinistra, si accentra potente, tiro però che termina alto di poco. Al 26esimo la partita si stappa. Occasione per gli Orange, punizione dalla tre quarti di Salvatore, gran botta, Salina si salva in calcio d'angolo. Sul conseguente corner arriva il vantaggio. Salvatore batte in area di rigore, difesa dell'Accademia ferma, ne approfitta Molinari che devia verso la porta di Salina, preso in controtempo e non riesce a fermare la sfera che termina in rete. Decisamente più vivace la ripresa. Al sesto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Alfarano cross in mezzo, Baldi dal limite dell'area piccola manda di poco alto. Al 12esimo ancora padroni di casa protagonisti, tiro dalla lunga distanza di Coadio, Baccin para ma non trattiene, sulla sfera si avventa Gini che insacca ma l'arbitro annulla tutto su segnalazione del guardalinea. Al 13esimo si fa vedere l'Oleggio, discesa di Orsi una volta sul fondo, mette in mezzo per Michele Oronsai, girata di testa, palla a lato di poco. Il gol del raddoppio che chiude virtualmente l'incontro arriva al 25esimo. Bella imbucata per Salvatore sulla destra, ingresso in area dal fondo filtrante perfetto per la corrente Michele Oronsaie che insacca. Al 28esimo ancora Orange, palla in profondità per Balgini che si gira di prima intenzione, diagonale che termina di lato. Al 30esimo occasione Accademia, azione insistita in area di rigore, palla per Coadio sulla destra, accelerazione diagonale che termina a lato. Al 35esimo la situazione per i padroni di casa si complica, Alfarano già ammonito a terra, Balgini con un intervento da dietro, inevitabile secondo giallo ed espulsione. Al 43esimo tiro dalla lunga distanza di Balgini, facile preda di Salini. La partita si riapre incredibilmente al 45esimo, palla filtrante dalla sinistra per l'inserimento di Zani, girata di prima intenzione che batte Baccin. Una vittoria che vale per l'Oleggio la vetta della classifica. L'Accademia ha messo in campo la partita più brutta della stagione.